Inizierà il match Olympus Tiburtina. Parte ora con Bottoni che si appoggia la Giura. Correale servita a bocca, si guarda intorno alla numero 8, va ancora in verticale da Giura che prova subito a muoversi un po' in mezzo al campo. Sempre bocca, si muove Giura, vuole la palla in profondità, poi viene incontro, palla scomoda, riesce a toccarla e anche a stopparla praticamente Giura. Poi cerca in verticale Bottone, serie di contrasti con Di Ventura che ha la meglio ora. De Luna in uno contro uno, si propone Alvino, lascia lo spazio libero a De Luna, Valentini la tiene lì con il piede. Sempre in bocca, Giura si stacca con un secondo palo, servita invece corta con Reale, continua a giocare la posizione, anzi il pallone è in gioco, ma in bocca, tocca male però, la posizione ravvicinata non riesce a indirizzare il pallone verso la porta. Ottima occasione qui per Olympus, non sfruttata però. Pallone che era filtrato in qualche modo tra le tante gambe presenti lì all'interno dell'area di rigore. Sempre bocca molto rapida, ora Di Ventura va in porta, superata Valentini con un tiro di punta esterna con il piede destro, a segno la numero 21 di casa. Si apre quindi il match, si aprono le marcature, 1-0 Women Roma all'ottavo di gioco del primo tempo. Palla che non arriva però alla numero 8, vista la doppia copertura della difesa della Women. Poi va al centro Carnevali, si addormenta la Women Roma, arriva il gol del pareggio, sempre Federica Bocca a segno che era pronta lì. Con il tapino ravvicinato che arriva con buon tempismo, arriva quindi il gol dell'1-1 al 15° del primo tempo. C'è anche troppo appunto, partita detta per dritta, ma no, sì. Appena entrata perde il primo scontro con Di Ventura, poi lascia scappare via per non commettere fallo, deviazione di Correale, poi va la palla che sfila sotto le gambe di Valentini, colpito anche il palo interno. Fortunata qui Di Ventura, comunque realizza il suo secondo gol personale, riporta subito in avanti la Women Roma. Però Carnevali che ci mette il piede, restituisce palla all'avversario, sempre Alvino, si stacca da Guanno, servita Troncacci sulla destra, ancora la 4 da Guanno, stop orientato, Lavornia alza il pressing, vince il contrasto, poi se la tiene in colo dal piede destro, gira bene Manozzi per Carnevali che perde i due tempi, quindi occasione di Ventura, Valentini ci mette il fisico e nega la tripletta personale alla 21 della Women, poi imbucata di Cantisano per Lavornia, vuole andare in porta, alza il destro. Ferma però, prima di Ventura e poi Asaro che rilancia ancora al centro, sempre Manozzi con la testa. Carnevali resiste alla pressione prima di Troncacci, poi di Alvino, poi scarica un bel destro incrociato altro Manozzi, Troncacci ci mette il fisico. Piando la numero 11, Alvino. Può guardare, può servire ancora De Luna che vuole girare di prima intenzione, di Ventura si inventa una mezza girata. Buona l'idea, complicato ovviamente metterla in porta, esce comunque di poco il suo destro. Ancora Cantisano, sempre sponda per Manozzi, si propone Carnevali, Conte passi, pensa al destro, arriva, doppia direzione, Cantisano trova Asaro, miracolosa, centralmente. Ancio di Di Ventura, buono per De Luna, vuole girarsi ancora Di Ventura, va in porta, la chiude, forse la tocca Valentini, anzi no, palla che bacia il palo esterno. Secondo tempo, questo recupero dell'ottava giornata può iniziare in questo momento, quindi Alvino, capitano, subito rilancio profondo, fuori misura. Sempre Alvino per la 21, passaggio scomodo però, Di Ventura taglia bene al centro, pensa al destro, Valentini respinge corto, ci arriva prima Correale, poi l'ultimo tocco di Piergentili che per poco non la spedisce in rete. Alvino ancora da Di Ventura, autrice della doppietta che sta regalando il vantaggio alla Women Roma. Ora Di Ventura apre un buon piattone per De Luna, poi guizzo di De Luna, magia, si porta presso Correale, poi va ancora da Di Ventura, si gira due o tre volte, si inventa un gran gol qui, la numero 21, tripletta personale, che bel gol qui della Women Roma, nulla da fare per Valentini, da distanza ravvicinata, altro gol per Erika Di Ventura, quindi non trova la giocata desiderata qui, la numero 3. Della Women Roma, riparte Carnevali, letto con troppa facilità ancora, quasi colpita per Gentili che prende il via, tutta sulla De Luna, stop buono, esce Valentini, la palla rimane lì, muro dell'Olympus, la palla finisce poi in calcio d'angolo, altra occasione clamorosa per la Women Roma. Con Alvino, lascia lo spazio libero di Ventura, palla troppo timida, la recupera Manozzi che vuole riaffacciarsi nel campo avversario, scambio con Correale che perde un tempo. Quindi recupera ancora rapidamente la palla a Women Roma, Alvino, servita Piergentili, parte il mancino incrociato, palo interno, 4-1, anche Piergentili a segno. Vola più 3 qui la Women Roma sull'Olympus Tiburtina. Suggerimento troppo potente in suo favore, quindi palla da Saro. Di Ventura da Alvino,
Lancio ancora profondo per De Luna che arriva sempre prima in questo secondo tempo di Correale. Poi bello il lancio per Alvino, tutta sola, va in porta. Non trova la rete personale qui il capitano. Partire Giura con il mancino diretta, dritta per dritta in porta, forse al devia, bocca poi Asaro due volte. Ci mette il fisico, le mani, è però di bocca. Quindi da Guanno, prova lo sprint solitario, stop infelice, quindi palla che torna ancora per Giara, poi bocca la lascia lì ancora per da Guanno, poi recupera, si agganciano i due, esce Valentini, da Guanno vince il rimpallo. Palla rimane lì clamoroso, ancora mancino di Alvino, svirgolato sul fondo. Tempo però la numero 3 che voleva proporsi in avanti. Correale, servita a bocca, buono lo stop, apre il destro, deviazione di Asaro, poi Cantisano ancora sul corpo di Asaro. Azione ancora De Luna, alto rischio, qui esce Valentini, De Luna ci pensa un po', scarica il destro, esce di pochissimo largo. 3 per lei, ma segno anche il capitano della Vomer Roma, Alvino. Dall'altro lato il gol di Federica Bocca, bomber di squadra che raggiunge, almeno in questo momento, appunto l'altra bomber, proprio De Luna, quota 9, Alvino, ancora da De Luna, vuole superare Bocca, mi ha sentito e ha scaricato in rete il gol che vale 5-1, quindi trova il gol Jessica De Luna, va ad abbracciarsi con le compagne, 5-1 Women Roma al 20° del secondo tempo. Tanto fallo cumulativo, ha segnato i danni della Women Roma e quindi sarà 3 nel secondo tempo. Carnevali. Finta il lancio verticale, poi lo cerca, alla fine Bocca recupera su De Luna, va ancora di Ventura, primo tocco perfetto, poi cerca lo scavetto per De Luna che vuole girare, palla che non viene colpita dalla numero 11, vuole cercare ora il tiro, Valentini sulla traiettoria, chiude il primo palo. Il ritmo di gioco con quelle ragazze di casa, chiamare un po' fuori, le maglie gialle, riparte da Renzi, ancora per Di Ventura. Taglio centro, scarico centrale, giusta l'idea, alla fine se la va ancora a riprendere Di Ventura, è ovunque, numero 21, apre il destro, pocherissimo qui di Erika Di Ventura, 6-1 totale per la Women Roma, migliore in campo a mani basse, Erika Di Ventura. Chiar d'acqua l'azione dell'Olympus, riparte rapidamente Fabrizio da De Luna, si muove Troncacci, si vede la 4, 3 contro 2 potenziale, ancora De Luna, stop orientato, forse colpita anche la Vornia, arriva un altro gol della Women Roma, ancora segno De Luna, quindi anche lei con una doppietta va a salutare le compagne. 27° in corso, Carnevale ancora su Troncacci, ora rischia il crollo qui l'Olympus, ancora De Luna con il tacco, super gol. Sono spente però le ragazze ospiti, ne approfitta la Women Roma che incrementa il vantaggio, 8-1. La Vornia si abbassa Mannozzi, la Vornia può servirla ora però su l'out sinistro un po' chiusa, direzione di De Luna che favorisce Carnevali che si gira bene, supera con il mancino Troncacci, poi girata di bottone, ci mette le mani Fabrizio, c'è il calcio d'angolo. Si riesce diciamo almeno un po' Fabrizio con quell'arpione, ancora Carnevali. La Lavornia destro potente, diretto sotto la traversa, Fabrizio ci mette le mani. Però quindi, se il cronometro non ci inganna, Lavornia. Arriva infatti ora puntuale il triplice fischio da parte del direttore di gara. Match tutto a tinte giallorosse che quindi salgono a 15 in classifica, 8-1 a danni dell'Olympus Tiburtina, che quindi rimane a 10 punti in classifica. Vi ringraziamo come sempre per averci seguito qui in diretta dal campo del Vallerano Futsal, è tutto per questo recupero dell'ottava giornata della Serie C di Futsal femminile. Ancora un saluto e un abbraccio da Marco Lattanzi.